Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, volgarmente detto Vidomo, e benvenuti a questo nuovo video. Come avrete potuto notare, ho cambiato posizione nella camera dove riprendere, perché ho notato nell'ultimo video, purtroppo la mia telecamera, quando c'è poca luce, è molto pixelata, diciamo. Quindi sto cercando di sperimentare le varie posizioni, adesso che le giornate di sole sono praticamente finite. Dove è meglio riprendere? Ora, oggi lo sto facendo con la luce artificiale della mia camera, ma ho notato che quando le facevo nella solita posizione avevo la luce, ero in controluce, quindi non erano neanche un granché quei video lì, comunque visivamente parlando. Fatto sta che ora sto cercando di capire qual è la posizione migliore per poter girare quando non c'è molta luce, quindi. Per oggi vediamo come va questa posizione qui. Ovviamente lo scoprirò solo una volta montato il video. Datemi anche voi un parere se questa posizione è effettivamente meglio, perché riguardando l'ultimo video, mamma mia, visivamente parlando, era davvero uno schifo. Cioè, sullo sfondo era così pieno di pixel che veramente sembrava che ci fossero delle formiche che stessero camminando su tutte le varie pareti della stanza. Una cosa veramente orribile, quindi vediamo un po' come va questa volta. Detto questo, è meglio addentrarci con la recensione di oggi, che non sarà facile, perché sarà su un film e su uno di quei film che, come posso dire, sono invalutabili, perché sono talmente grandi che è difficile poterli esaminare attentamente. Io ho paura, per il momento non mi sto sbilanciando troppo su film di questo genere. Perché veramente preferisco fare prima un po' di esperienza, ma siccome circa una settimana fa era stato riproposto nelle sale italiane per Halloween, ho voluto cogliere l'occasione al balzo per poterlo recensire. E di che film sto parlando? Sto parlando di Shining del 1980 del grandissimo Stanley Kubrick. Un film horror che trascende l'horror. Già ne avevo parlato nella classifica dei miei 10 film horror preferiti, che era lo speciale di Halloween. Quindi posso approfittare di più per poterne parlare più nello specifico. E già come avevo detto la scorsa volta, questo è appunto un horror che non è un semplice horror, è un capolavoro assoluto del cinema, sotto ogni punto di vista. Andrebbe a dire per forza, l'ha girato Kubrick, sai che cosa? E mica tanto, perché molti, guardando questo film oggi, non è che lo valutino così positivamente. Per quanto riguarda me, esattamente già come avevo detto con Blade Runner, questo qui è uno dei pochi film che ha il 10 assoluto, anzi. Mi correggo perché quando ho dato 10 a Blade Runner mi sono accorto che in realtà un film come Blade Runner vale di più, è un 10 lode, è appunto un film che non ha valore, ma nel senso che non glielo si può dare perché va oltre lo schema del valore. Ispirato all'omonimo romanzo di Stephen King, quindi altro maestro dell'horror, il quale però in realtà non ha mai apprezzato fino in fondo il lavoro di Kubrick, o meglio, non l'ha mai lo ha sempre accusato di poca coerenza con il romanzo, e di fatto è vero, però mi era parso di leggere in un'intervista che lo stesso King avesse detto che sebbene il film non rispettasse la trama del romanzo, non si potesse dire che Shining, il film di Kubrick, fosse un pessimo film horror. Ma perché Kubrick si discostò dal romanzo di Stephen King? Lui, sebbene avesse trasposto sempre appunto romanzi su pellicola, ha sempre voluto dare la sua interpretazione e ha appurato sempre molte modifiche ai propri lavori, perché serviva proprio per dare un'interpretazione nuova, a volte migliore, perché in questo caso, sebbene io non sia uno di quelli che disprezzi il romanzo di Stephen King di Shining, perché è molto criticato in realtà, sia chiaro, non è tra i suoi migliori, però non mi sento di dover dire che sia brutto, però di fatto il film di Kubrick, per come ha rimesso giù la storia, decisamente lo rende migliore. Diciamo che Shining è semplicemente un pretesto, perché comunque a Kubrick serviva una storia horror. Infatti, il film di Shining non è una semplice storia di horror, è la concezione che il regista aveva di questo genere. È per questo che doveva metterci un po' di propria autorialità. Anzi, io personalmente penso che i migliori film tratti da opere di Stephen King, in realtà, siano quelli in cui l'autore, il regista, abbia voluto metterci del suo, secondo me. Per esempio anche Christine, la macchina infernale di Carpenter, che lo stesso Carpenter ha sempre detto che non è uno dei suoi migliori, però sti cazzi, comunque è veramente un bel film. Quando c'è un autore che vuol mettere comunque del proprio,
praticamente è impossibile rimanere coerenti con l'opera originale, perché un po' della tua vena creativa uscirà sempre fuori. Poi non solo, le modifiche che apportò Kubrick a questo film sicuramente resero la storia ancora più immemorabile e interessante, perché ricordiamo, lo Shining romanzo era un'interpretazione moderna, più o meno, del mito della casa infestata, in questo caso un hotel, l'Overlook Hotel. Ma era di fatto una storia di possessioni. Il bello del film di Kubrick è che in realtà non riuscirai mai a capire se effettivamente è così, ma su questo punto ci arriveremo dopo. Posso già dirvi che le modifiche che apportò al romanzo erano proprio adatte al mezzo cinematografico anche, perché c'erano alcune cose, come per esempio la famosissima scena della cascata di sangue che esce dall'ascensore, che era perfetta per il cinema. Quella è stata un'idea di Kubrick che ha reso immemorabile il film, che era trasmessa tra l'altro nel trailer. E quella cosa lì non c'era nell'opera originale. Quindi un sacco di idee che ha avuto lo stesso Kubrick sono diventate immemorabili. Non solo alcune che erano già presenti nel libro, visivamente rendevano meglio, perché proprio erano delle concezioni che su carta magari suonano non male, ma posso dire, sono impassive, non suscitano emozioni abbastanza, visivamente parlando, audio visivamente parlando, sono delle bombe. Ma poi un sacco di idee originali, per esempio, il labirinto nel romanzo non c'è. C'è questa idea che per una storia di possessioni era anche interessante, per una storia di spiriti e fantasmi, che praticamente intorno all'albergo c'erano queste siepi che a un certo punto si animavano e attaccavano, i protagonisti. Carino per un film sulle possessioni, ma questo sarebbe venuto in contrasto con l'idea che poi spiegherò che il regista voleva dare alla storia, ovvero a quell'ambiguità di non sapere mai esattamente con che chiave interpretativa analizzare questo film. Non solo tecnicamente parlando e anche economicamente era quasi impossibile realizzarlo con la tecnologia dell'epoca. Quindi cosa fa? Prende l'idea del labirinto, che non solo è simbolica, perché i film di Kubrick sono quasi tutti simbolici, quasi ogni cosa è studiata nei mini dettagli. Per questo Kubrick è veramente un maestro del cinema, non è un regista veramente qualunque, perché lui ogni dettaglio dice è lì per qualche motivo. E la scelta del labirinto è voluta perché è praticamente sinonimo della mente, perché per rappresentare la follia che il personaggio di Jack, che poi analizzerò, per analizzare la sua follia nel quale cadrà, il labirinto è perfetto perché il labirinto, come quello della mente, di solito si usa dire i labirinti della mente. Lui a un certo punto entrerà dentro e si perderà, che è praticamente un'allegoria, è una metafora ed è fantastica secondo me. Certo, la questione dello shining o della luccicanza, come è stato tradotto in italiano, che a me non è mai dispiaciuto, luccichio forse era appunto un po' troppo infantile, luccicanza mi è sempre suonato bene, che era appunto questo potere che ha il personaggio di Danny, che è il figlio di Jack Torrance, e non viene affrontato più di tanto, viene lasciato molto sul vago, ma ci sta che non venga mai spiegato effettivamente cosa sia in fondo lo Shining, che comunque è questo potere telepatico con cui il personaggio di Danny riesce a comunicare a distanza, a leggere la mente di alcune persone e in qualche modo trovandosi in questo luogo che dovrebbe essere un posto pieno di male, riesce un pochettino come so dire, a percepire le emozioni che sente in quel determinato posto. Kubrick non si sofferma tanto su questo aspetto, però viene ripreso più volte nel corso del film. Da dove iniziare ad analizzare questo film? Principalmente la trama si basa su tre personaggi che sono appunto i Torrance, che sono appunto padre, madre e figlio, rispettivamente Jack, Wendy e Danny, che sono interpretati da degli attori veramente fantastici comunque, perché abbiamo nei panni Jack Nicholson, che è stato veramente favoloso. Cioè, Jack Torrance, interpretato da Jack Nicholson, è uno di quei pochi personaggi in cui praticamente l'attore è stato veramente fondamentale per quel ruolo, perché probabilmente l'avessero dato a qualcun altro, non avrebbe mai reso così tanto. Cioè, sembra che quella parte sia stata scritta proprio per lui, cioè non ci poteva essere nessun altro nell'universo a interpretare il personaggio di Jack Torrance, perché è perfetto. Cioè, Jack Nicholson, quell'espressione da pazzo dormiente quasi, che
che è perfetta. Poi abbiamo la moglie Wendy, che è interpretata da Shelley Duvall, che è una di quelle attrici che purtroppo è rimasta appunto troppo segnata dall'interpretazione del personaggio, che difficilmente poi trovo molta grinta nel saper recitare, perché comunque Kubrick mise molto sotto stress gli attori, specialmente lei, tanto che alla fine delle produzioni aveva perso molti capelli. Tra l'altro, parlando della sua interpretazione, allora lei è stata bravissima, perché comunque ha saputo immortalare momenti di terrore che non sarebbero stati facili da fare, che magari visti oggi sembrerebbero ridicoli perché eccessivi, ma assolutamente sono perfetti per la scena. Eppure io tutte le volte che ne sento parlare questa attrice è semplicemente per dire: mamma mia, ma quanto è eccessa la moglie di Jack. Critiche sostanziose, eh. Vedete perché a volte Hollywood a voi vi vizia? Perché praticamente se ora nei ruoli di una moglie qualunque non vedete una patonza, porca d'una miseria, non siete contenti. Non riesce a entrarvi in testa questa cosa qui. Eccellente anche la performance di Danny Lloyd, che qui era praticamente un bambino, che anche lui fu abbastanza segnato dal ruolo, perché di fatto scomparve quasi completamente dal mondo cinematografico, perché è uno di quegli attori che vengono considerati maledetti, perché appunto vengono troppo segnati da un ruolo e dal lavoro che c'è dietro, da non interpretare quasi più nessun altro ruolo. Ma davvero, vedendo l'età del bambino, devo dire che è stato veramente grandioso. E tra l'altro io ho sempre trovato una macabra coincidenza il fatto che, magari era voluta, potrebbe essere, con la cura maniacale che ha Kubrick per i suoi film, poteva anche essere, il fatto che sia Jack Nicholson che appunto Danny Lloyd abbiano lo stesso nome dei loro personaggi, Jack Torrance e Danny Torrance. Per quanto riguarda la trama, non occorre soffermarsi più di tanto, come ho già detto, presumo voi abbiate visto il film. Questa famiglia si reca in questo albergo perché il padre è stato assunto come guardiano invernale dell'albergo, che viene abbandonato durante l'inverno perché in monti, quella zona del Colorado sulle montagne rimane praticamente isolata, però è necessario che qualcuno rimanga lì a dare un'occhiata. Però in questo albergo già si era consumata una tragedia anni prima, appunto un guardiano ha massacrato la sua intera famiglia a colpi di accetta durante una nevicata. Si presume che questo custode, Mr. Grady, come viene che appunto chiamato, tra l'altro nel doppiaggio Giancarlo Giannini, che doppiava appunto il personaggio di Torrance, calcava sull'accento inglese, lo chiamava Mr. Grady, magari l'ho fatto da schifo, comunque immaginatelo molto inglese come accento, e fosse impazzito e si è appunto avesse ammazzato, massacrato la famiglia. Lui viene avvertito, ma lui dice: no, per me va benissimo, che io devo scrivere, devo fare questo mio nuovo romanzo, mi serve isolamento. Noi sappiamo cosa succederà. A un certo punto impazzirà, ma anche secondo me comunque noi possiamo già notare che molti criticano il fatto che lui sia impazzito sia a caso. Se fate molta attenzione, quando lui arriva all'albergo la prima volta ha già qualcosa di stranino comunque, non è che è proprio sano di mente, anche perché lui, se non sbaglio, soffre di problemi di alcolismo, quindi non è che parte sotto i migliori aspetti. Quindi non è che lui impazzisce a caso. Non solo, la sua follia la vediamo man mano costruirsi passo per passo. Alla fine noi scopriamo che in realtà, anche quando era sano, in realtà sotto sotto c'era la follia. Perché se noi ricordiamo la scena, quella in cui lui sta scrivendo e Wendy lo interrompe e sclera, e che lì sembrerebbe semplicemente uno sfogo qualunque, se poi andiamo a vedere che cosa stava scrivendo, capiamo già che in realtà era già fuso. Ed è proprio questo qui il bello del film, perché come abbiamo già detto, nel romanzo era chiaramente a far impazzire, diciamo, il personaggio di Jack, era stato chiaramente questo luogo che era malvagio e che si era impossessato di lui, era proprio un caso di possessione. Qui invece la cosa bella del film di Kubrick è che in realtà, qualora fosse comunque vera questa interpretazione, quella della possessione, è bello pensare che in realtà lui sia semplicemente ammattito, sia andato fuori di testa e abbia deciso di cercare di massacrare la propria famiglia. È bella questa cosa, ma secondo me è semplicemente una via di mezzo, perché comunque Kubrick non ha voluto discostarsi completamente dall'idea che ci fosse del sovrannaturale nell'albergo,
Perché tra l'altro ci sono dei chiari indizi che fanno intendere che di fatto qualcosa di sovrannaturale in questo albergo c'è. Perché di fatto comunque le allucinazioni, se così vogliamo chiamarle, non ce le ha solo il personaggio di Jack che impazzisce, ce le ha anche la moglie Wendy che vede appunto una delle tante volte, vede la cascata di sangue, vede la famosissima scena con il tizio vestito da orso che fa un... sta avendo un rapporto orale con uno dei vari ospiti passati dell'albergo. Scena tra l'altro di un grottesco assurdo che non ti aspetti. Quindi è probabile che qualcosa di paranormale in questo albergo ci fosse, anche se può essere tranquillamente che anche lei, portata a un certo livello di stress, abbia iniziato anche lei a vagheggiare, quindi a avere certe visioni, ma non solo. Lo stesso Danny percepisce attraverso lo Shining che quel posto ha qualcosa che non va. Quindi io ho sempre apprezzato questo, secondo me, della versione di Kubrick, il fatto che sebbene ci potesse essere del sovrannaturale, sia stata bella l'idea di creare sia l'ambiguità del fatto che lui possa essere semplicemente impazzito, sia il fatto che qualora veramente ci fosse stato questo sovrannaturale, dare una spiegazione quasi un po' più realista, ovvero che non si trattasse solo di una semplice pazzia, ma il fatto che questo spirito, questo demone, possiamo dire, abbia voluto puntare sul membro più fragile della famiglia, quello mentalmente con già qualche disturbo psichico, e abbia voluto spingerlo a commettere quell'insano gesto. Ed è bello proprio il contrasto anche col romanzo, perché se comunque nel romanzo Jack Torrance ama la propria famiglia, non che in questo non lo ami, ma in realtà proprio lui vuole bene, neanche alla fine lui vuole ucciderla, è proprio il demone che si impossessa di lui. Qui è bello come in realtà il demone, qualora esistesse davvero, cerchi di fare appunto pressione sul lato oscuro, facendo in modo che questo prevalga sull'intera testa di Torrance. Personalmente ho trovato questa interpretazione molto più profonda, migliore di quella del romanzo, perché comunque, ripeto, allora non è che fosse brutto il romanzo, era semplicemente una storia di fantasmi. Kubrick ha voluto andare molto più nel profondo e secondo me questa sfumatura è molto più incisiva. Non, infatti la violenza che c'è in questo film non è tanto fisica, perché di fatto di scene di sangue ce ne, vere e proprie ce ne sarà una. Poi possiamo considerare anche quella delle visioni, quella delle gemelle, che appunto è veramente inquietante, ma appunto è più una violenza psicologica. Perché sì, volendo vediamo scene di violenza, ma ci colpiscono proprio nella mente certe scene, come le allucinazioni, non solo, poi l'angoscia che ci attanaglia, veramente è una violenza psicologica. Perché ripeto, la scena delle gemelle, quando appunto le vediamo a scatti, mentre sono in fondo al corridoio che accompagnano a Danny, e a scatti le vediamo morte, massacrate per terra, è un'immagine che va dritta al cervello. Non è che la sentiamo come un dolore fisico, la sentiamo come un dolore psichico. Per quanto riguarda la regia di Kubrick, non voglio soffermarmi più di tanto, ma non perché non ci sia molto da dire, anzi al contrario, il fatto è che io non mi sento possedere i requisiti necessari per parlarne, perché veramente è qualcosa che va oltre le mie competenze, perché Kubrick era veramente un genio da quel punto di vista. Le sue inquadrature sembravano veramente dei quadri, non a caso prendo il nome di inquadrature comunque, ma nel suo caso veramente erano curate nei minimi dettagli. Lui aveva un'ossessione per la geometria nei suoi film che difficilmente troveresti in qualche altro film. C'è una cura maniacale da questo punto di vista, tra l'altro anche la scelta dei colori. I colori in questo film la fanno da padroni. Tra l'altro è risaputo che questo qui è stato uno dei primi casi, non il primo come vuole la leggenda, ma uno dei primi casi in cui venne usata la Steadicam, perché tra l'altro l'operatore che ideò la Steadicam lavorò proprio per Kubrick. È famoso questo caso per il fatto che la Steadicam era stata utilizzata già in qualche precedente film, come se, mi pare anche Halloween di John Carpenter, non vorrei dire una cavolata, ma non era mai stata usata in maniera massiccia, o più che massiccia, in maniera funzionale, perché proprio in questo film, se nei precedenti film c'erano state delle scene girate in Steadicam, ma che erano passate inosservate, perché non rappresentavano proprio tra le scene più emblematiche del film, in questo film, al contrario, sì, perché la scena del labirinto è girata in Steadicam, la scena in cui Danny gira con il triciclo per l'albergo è girata in Steadicam. Sarebbe stato impossibile girarla con la macchina tradizionale. Non è che prima non si portasse in giro la telecamera, però porco giuda, pesava la telecamera, era difficile
avere una buona visuale portando un oggetto di quel genere. L'ideazione della Steadicam fu rivoluzionaria da quel punto di vista. E qui, proprio sulla regia, c'è una piccola nota dolente. Nel 1981 i Razzie Awards, che sarebbero la controparte negativa degli Oscar, per chi non lo sapesse, praticamente se gli Oscar premiano il meglio, i Razzie premiano il peggio. Shining fu candidato ai Razzie per la peggiore interpretazione di un'attrice non protagonista, in questo caso di Shelley Duvall, che poi non protagonista, vabbè, ma non solo, già sarebbe una cazzata in assoluto candidarla per quel ruolo, ma comunque passiamoci sopra. Peggio ancora, fu candidata la regia come peggior regia. Io personalmente ho sempre trovato l'idea dei razzi fantastica, cioè un'idea di prendersi per il culo da soli, quasi come un modo di fare autocritica, cioè Hollywood che si piglia per il culo da sé, dicendosi: guarda, hai fatto un film veramente di merda, però noi ti diamo il premio. Però io onestamente l'ho sempre pensato. Quelli dei razzi non ci hanno mai capito un cazzo di cinema. E con Shining non è la prima volta che fanno una cazzata del genere, cioè che candidano come peggior film, peggior regia, tra l'altro, ma proprio qui mi viene a dire peggior regia. Non è la prima volta che fanno cazzate del genere. E poi qualcuno potrebbe dire: però i razzi hanno avuto il coraggio di dire a 50 sfumature di grigio, che era stato un blockbusterone che ha incassato un sacco di soldi. Avevano avuto il coraggio di dire che il film facesse schifo. Porco Giuda, avevo bisogno proprio di Razzie per capire che quel film facesse schifo. Un ultimo punto su cui voglio soffermarmi, che di solito non viene preso in considerazione, ma nel caso di Kubrick sì, perché era lui stesso a curarsene, ed è una cosa che apprezzo di lui, è il doppiaggio, in questo caso ovviamente quello italiano. Ma Kubrick si curava di tutti i doppiaggi, principalmente in realtà quelli più famosi, perché di fatto non sono molti paesi che utilizzano. Hanno la tradizione del doppiaggio, sono principalmente appunto l'Italia, la Francia, la Germania e la Spagna, e lui su questi doppiaggi se ne interessava. Non solo per farvi capire di quanto Kubrick fosse interessato alle versioni straniere, la scena del proverbio che Jack scrive migliaia e migliaia di volte, che dovrebbe essere il suo libro, che appunto è la famosissima scena dove noi capiamo che in realtà quando lui sta scrivendo e viene interrotto da Wendy, lui è già pazzo, perché sta scrivendo quello. È già impazzito. Lui scelse un proverbio diverso per ogni lingua. In francese ce n'è uno, in tedesco ce n'è un altro, in spagnolo un altro, e in italiano scelse il mattino all'ora in bocca. Certo, perde il senso originale perché il proverbio inglese in realtà era all work and no play makes Jack a dull boy, che vorrebbe dire tutto lavoro e niente gioco rendono Jack, quindi anche in riferimento al personaggio di Torrance, un bambino triste. Sebbene perdesse questo senso, che in originale ha molto più valore, fu proprio lo stesso Kubrick a scegliere per quella italiana il mattino all'ora in bocca. Non solo, lui girò proprio in tutte le varie versioni, proprio la stessa scena, con la risma di fogli di carta, con su il proverbio inglese prima, poi quello italiano, quello francese, quello spagnolo e quello tedesco. Lui aveva curato proprio ogni versione possibile. Quindi la recensione finisce qui. Come sono andato secondo voi? Sono stato capace di parlare di un filmone, di un capolavoro assoluto come Shining? O potevo anche evitarmelo? Fatemi sapere in un commento qui sotto cosa ne pensate di questa recensione, cosa ne pensate del film, qual è il vostro giudizio, se veramente anche voi avete amato questo film o se secondo voi è sopravvalutato, come è il trend di molte persone di oggi nel valutare appunto questo film. Fatemelo sapere in un commento qui sotto, mi raccomando, senza scannarsi. Quindi il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mettete non mi piace, ma scrivetemi in un commento qui sotto cosa e perché non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se volete e se volete condividete pure questo video, ma se volete seguirmi più da vicino potete mettere mi piace alla pagina di Facebook di questo canale che linkerò qui sotto nelle descrizioni. Il video finisce qui, il vostro Vidomo vi saluta. Ciao!